Il momento di gusto divino. Gallo diventerà un eroe, ponendo fine alla guerra tra Firenze e Siena. Solo leggende? Forse. Ma certamente la storia straordinaria dello scontro epico tra Firenze e Siena per il controllo del territorio che oggi chiamiamo Chianti Classico è affascinante. Si parte nel lontano Medioevo, dove la storia narra che il gallo nero fiorentino cantò prima del bianco senese, determinando la vittoria di Firenze e la conquista di quel territorio. Gallo nero, dunque, simbolo di una zona, il Chianti Classico, e di un grande vino. Nei giorni scorsi si è celebrata l'anteprima della nuova annata. Tutta la denominazione qui, 206 aziende presenti, in un momento di unione consortile estremamente sentita da tutti noi. Il Chianti Classico è cresciuto in numeri, in valore, in volumi, in qualità, e in questo momento stiamo raccogliendo delle soddisfazioni enormi con vini di altissimo livello sui mercati di tutto il mondo. Riserva, gran selezione, unità geografiche aggiuntive. Il Gallo Nero è un progetto che si rinnova ogni anno come il suo vino. Pandemia ormai alle spalle, i produttori sono tornati a viaggiare, le bottiglie toscane piacciono e convincono sempre di più. Abbiamo duplicato le vendite del 2021, che era già un anno record a livello di volume, però soprattutto è da sottolineare la grande crescita in valore. Una crescita che ha raggiunto il 17%, quindi il fatturato della denominazione Chianti Classico nel suo totale è aumentato del 17%. Questo a tutto vantaggio di una migliore remunerazione del lavoro dei viticoltori, che è poi l'obiettivo finale di tutto il nostro lavoro. Sempre in testa agli Stati Uniti, primo paese importatore, il 37% delle bottiglie chiantigiane si vende in Nord America. Con il Canada si arriva al 47% del totale, 2 bottiglie su 10 in Italia e poi il resto del mondo, con Regno Unito, Germania e Francia. Ed è proprio la Francia a sorprendere. Grandi conoscitori di vini, i francesi sono i consumatori più attenti e infatti comprano le bottiglie più pregiate. Un territorio ammirato per la storia, l'arte e l'ambiente, con i suoi vigneti apprezzati e sempre più desiderati. Consiglierebbe ancora di investire in vino? È un buon affare? Ma secondo me sì, assolutamente. L'investimento soprattutto nella terra, no? L'acquisto di un'azienda vitivinicola, il vigneto, i valori del vigneto sono in crescita un po' in tutte le zone migliori. Chiaramente il valore della terra è collegato al successo del prodotto. Del resto queste sono le stesse colline dove secoli fa ci si scontrò per questi vigneti. Fortunatamente oggi gli affari si fanno a tavola sorseggiando un buon bicchiere di vino.